L'SFR sono un lavoro specifico per migliorare la forza del ciclista inventato da Aldo Sassi per preparare il record dell'ora di Moser. SFR vuol dire effettivamente salite di forza resistente. Che cosa sono praticamente? Sono delle ripetute effettuate in salita con i rapporti lunghi. Questo tipo di lavoro viene effettuato su salite con pendenza media del 6-8%, con rapporto che sulla corona grande utilizza un 52, 53 o 50 denti, e posteriormente si vanno a utilizzare dentature sul pignone che vanno dal 15 al 19, 21. La cadenza di pedalata infatti deve essere tenuta intorno alle 35-40 pedalate al minuto nella metodica classica. Qualcuno utilizza delle cadenze leggermente più alte, intorno alle 55-60 rpm. Io personalmente preferisco fare lavori a cadenze molto basse, questo perché si sviluppano dei livelli di forza molto elevati. L'intensità è molto importante, infatti deve essere eseguita in ambito aerobico, il che vuol dire che non bisogna farle all'intensità di soglia anaerobica, ma è importante mantenere la frequenza cardiaca del medio. Il medio vuol dire che lavoro intorno a 15-20 pulsazioni sotto la soglia. Se ragioniamo in termini di potenza, ci troviamo a lavorare 30-50 watt almeno sotto la soglia. È una metodica che si inserisce soprattutto nel periodo invernale 2 o 3 volte alla settimana, ma io personalmente preferisco mantenerla con almeno una seduta alla settimana per tutto l'anno. Quando fate l'SFR è importante non tirare con le braccia, ma appoggiare le braccia sul manubrio, sulla parte superiore, e concentrarsi bene sull'azione delle gambe, che deve essere fluida e continua. Bisogna concentrarsi sulla spinta e sulla trazione. Il lavoro di SFR consiste in ripetute a durata variabile, con tempi che vanno dal minuto fino a 4-5 minuti per i professionisti. Quindi si inizia con 6-8 ripetute da un minuto, con 2 minuti di recupero, fino ad arrivare a eseguire di continuo 8x5 o 8x4 minuti di lavoro. Il recupero è costante, è sempre tenuto intorno ai 2 minuti. Questo tipo di lavoro si inserisce essenzialmente nei blocchi settimanali il primo giorno di lavoro, quindi per chi fa dei blocchi da 2 giorni di lavoro, 1 di scarico, 3 giorni di lavoro, 1 di scarico, io preferenzialmente inserisco nel primo giorno di ogni blocco di lavoro l'SFR. In questo caso potrebbe essere il martedì e il venerdì, oppure solo il martedì se il mercoledì viene fatta a una distanza. Quindi buon lavoro e migliorate la vostra forza aerobica.